Adagio, allora eh, Stefano hai fatto insomma, questo crime che hai un po' anche utilizzato questo genere per raccontare un po' anche una storia generazionale, no? Una, eh, uno scenario apocalittico, una Roma col, eh, con l'inferno alle porte poi per tratteggiare quella che potremmo definire una paternità multipla. Sì, Adagio è, è a tutti gli effetti, o almeno così l'ho vissuto dall'inizio come un noir sentimentale, che ovviamente utilizza il genere per raccontare una storia che poi è la storia di diverse paternità che si, che si svelano al pubblico e che soprattutto... Si regalano un ultimo momento di tentata, maldestra eh, redenzione per aiutare un, un giovane ragazzo in difficoltà. E quella è forse la parte, se vuoi, più romantica del racconto. Ecco, Per fare questo, hai utilizzato anche questa Roma soffocante in tutti i suoi aspetti, anche con una meravigliosa fotografia che cioè, vorrei che tu citassi. Una Roma che è diventata quasi claustrofobica, quasi irriconoscibile. no? Avete dovuto fare parecchie, eh, parecchie cose per renderla così, tra cui girare in estate, i blackout. Beh, sì, l'idea dell'approccio visivo eh, che poi abbiamo perseguito con Paolo Carnera, il direttore della fotografia, e Pagli Viduri, lo scenografo era quella ovviamente di eh, trovare degli elementi eh, pescando della realtà eh, e trasfigurandoli in chiave se vuoi poetica. Quello che volevamo raccontare era la fine di un mondo che era quello abitato dai nostri tre protagonisti, che vivono in un mondo di, di, di macerie, che vivono letteralmente assediati eh, dalle fiamme. Il, il blackout, anche quello, è, diciamo, ci siamo ispirati alla realtà, nel senso che è una cosa che a Roma capita piuttosto spesso, eh, cinematograficamente mi sembrava un elemento molto interessante, proprio visivamente da inserire, anche perché abbiamo letteralmente a piccole porzioni, con il controllo ovviamente dei vigili, però abbiamo fisicamente spento una parte, piccole porzioni della città per girare. Ecco, per Francesco il tuo personaggio invece si ritrova traolto da questo destino, eh, insomma, che lo costringe un po' a fare da padre involontario a, al cui presente Manuel. Pur essendo però un uomo istintivamente animalesco, no? Quindi poco propenso a un certo tipo di, di, di approccio, ecco, diciamo. Ma io non penso ci sia un modo di essere padri. Mm, penso che ci sia. E probabilmente, insomma, mi viene da pensare chissà chi è stato il padre di Cornello. Cioè, tu sei quello che, che, che le circostanze attorno a te, la tua indole naturale e la tua storia poi ti portano ad essere. Sarebbe bizzarro pensare che Cammello sia stato un personaggio che ha vissuto la vita che ha vissuto e poi fosse un padre ineccesi, ineccepibile. Non lo è stato, nella storia si dice questo. È stato sicuramente un padre. Che ha commesso degli errori da padre e che forse nell'incontro con Manuel ha una seconda opportunità, ma non credo che sia così consapevole di questo. Penso che sia un uomo che ha pensato che la sua fine sarebbe stata una e poi improvvisamente un ragazzo gli bussa la porta e senza neanche saperlo gli regala la possibilità di una fine diversa. Ecco, chi bussa la porta è il personaggio di Manuel, è, insomma, un esordio con il botto, il tuo, eh, confrontarti con dei giganti. Ne avevamo già parlato a Venezia. Insomma, eh, per te che sei al tuo esordio, eh, è stata un'avventura, credo, incredibile, no? Eh sì, è stata una cosa molto bella. Eh, eh questo, questo sì, più che altro non lo vedrei tanto un, un confrontarsi con, con i giganti. È più un. un un, un viaggiare insieme, abbiamo fatto questo, questo viaggio loro mi hanno, mi hanno accolto, mi hanno dato anche soprattutto mi hanno, come se ho visto una mano tesa che mi hanno accompagnato lungo questo viaggio quindi non era proprio un confronto ma l'ho visto più come un, um, un vieni e ti facciamo vedere quanto è bello questo mestiere Come è andato il ragazzo? Confermiamo che è stato veramente formidabile Ma è, è quello che è quello che è adesso qui ed è quello che è stato sullo schermo. Io ho avuto la fortuna di fare i provini con lui e da subito si è creata comunque un'intesa. Un poi onestissimamente penso che nessuno di noi pensi di essere arrivato da qualche parte. Quindi la, 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 diciamo, nella scala delle insicurezze ognuno ha le sue, inclusi noi. Perfetto, allora grazie a tutti e quindi appuntamento. 14 dicembre in sala ad agio. Il film di Natale ma senza gli addobbi natalizi. No, però il rosso c'è. Quello almeno c'è. Grazie e complimenti. Grazie Grazie. grazie.